vediamo se Vittorio ci risponde. Pronto? Buongiorno, De Vito. Sì, sono io. Salve, signor De Vito. Salve, il dottor Franchetti della piattaforma dell'ASL. Lei, Vittorio De Vito, lei sì, si è vaccinato in seconda dose domenica 30 maggio, sì. Lotto 247 del vaccino. Sì. E ha avuto qualche tipologia di sintomo per quel che riguarda il post vaccino nella seconda dose? No, nella seconda dose non è. Mi dica. Non la sento più bene, signor Vittorio. Mi sente? Adesso mi sì. Sente? Sì. Forse si trova in una zona poco raggiungibile. No. Mi dica. Ora se mi sente bene. Sì, ora la sento benissimo, sì. Perfetto. Le stavo dicendo, no, non ha avuto alcun evento avverso. Ok, neanche, mi perdoni se le faccio queste domande, poi mi permetterò di spiegare. No, assolutamente no. Nell'interesse della comunità stiamo facendo questa indagine, semplicemente perché c'è stato un piccolo problema sui lotti 247, 248 e 249 della AstraZeneca. E molti di questi sono stati somministrati per l'appunto come il suo il giorno 30 maggio. Quindi volevamo un attimo farle solo qualche semplice domanda. Dopodiché... Problemi a riferimento a cosa? Io lavoro in ambito farmaceutico. Ah, quindi... perfetto. Il batterio X12, non so se ha sentito parlare, semplice batterio che in virtù del trasporto che è stato effettuato pare che si sia generato in questi tre lotti. Motivo per il quale ovviamente molte delle persone che hanno avuto la somministrazione della seconda dose per questi lotti praticamente hanno avuto qualche piccolo problema e ovviamente noi nell'interesse della comunità stiamo cercando di capire se effettivamente era tutto a posto, quindi non c'è stata problemi di che tipo di sintomatologia? Ah, non hanno avuto problemi di carattere respiratorio e lei mi dice che non ha avuto problemi? No. Problemi di carattere intestinale, quindi ho avuto, non lo so, magari dei no. disturbi gastrici? No. Neanche? Neanche. Perfetto. Febbre ovviamente non ne ha avuta? No. Ok, riguardo. E disturbi erettili? No. L'ho sentita titubare però. Forse che non la sento più bene di nuovo, ok? Ora mi sente? Ora sì. Sia onesto, quando io le ho chiesto disturbi erettili, lei mi ha detto no, ha un attimo titubato. Può essere onesto? No, no. Lo dico assolutamente la... sì. Lo so, posso comprendere che sì. Può essere imbarazzante, però lei mi deve perdonare, io sono tenuto solo a fare delle domande. Ma lei fa benissimo. Pensi che al telefono qui di fianco c'è la mia collega, che quando si trova a fare queste domande, agli uomini soprattutto, ovviamente, sa com'è, molti uomini dicono, immagino, sicuramente no. Era la sveglia sotto che mi suonava dico la verità, io ho avuto anche imbarazzo che ieri ho telefonato a un signore, non aveva sicuramente l'estrazione sociale che ha lei, però glielo dico giusto per farci una risata, visto che lei nell'ambito farmaceutico sì. È un ragazzo di cultura, cioè chi se belle buone, io gli chiedo il fatto di disturbi erettili, chi lo fa vicino a me perché mi porta a sordo. Che poi non capiva, gli ho dovuto dire che chi lo faceva in che senso erettili? Cioè, nel senso che capite a me? No, non ci capito. No, volevo sapere se avevate avuto disturbi che non si drizzava. Chi lo fa vicino a me? Perché mi porto a solito? Chiama, cioè, vi rendete conto? Vabbè, Vitto, allora io ti lascio alle tue cose. Quando parte per Mykonos? È giusto sapere che si dire sindaco, parlamici chiaramente, ma tutto una parte con innamorati e Marcella, no? Giustamente. Ma
mi scamate, fratello, mi scamate, so qui. Sì, ma mi scamate, roba che da ci metto, ma voglio capire se c'è il disturbo erettile, ma per Mykonos, no, soprattutto là che... Che strunno è l'altro, che hai capito, no? Voglio capire, soprattutto se vai a Mykonos, dove parliamoci chiaramente, lì, col dovutissimo rispetto, ma è pieno di omosessualità, tu perciò vai a Mykonos, innamorato. Ci vale quello due amici. Ma quando amici, tu sei, allora, quella Marcella che mi ha detto di farti questo scherzo, tra le altre cose, tra un po' le potrei dire quello che vuoi, però Marcella mi ha detto, quello parte col mio fidanzato e vanno a Mykonos, vuole essere ricci, ma come mai? Poi due ragazzi se ne vanno a Mykonos loro sul e non si portano pure a te, altro che AstraZeneca. Comunque, Vittorio, allora al mio tre, io conto fino a tre, tu puoi dire a Marcella quello che vuoi. Sei pronto? Mi raccomando. Uno, due, tre, vai Vittorio. Sei grande, Maxi. Sei stato buono. Ciao Vittorio, un abbraccio. Ciao. Ciao bello, ciao ciao.